muti i cellulari, nel senso che poi si sente l'audio ed è un casino. Eccoci qua. Eccoci qua. Guardiamo se siamo online. Live su Facebook. Sento, No? Simone. Provo a computer, non so cosa fare. Ci siamo? Perfetto. Ciao a tutti, eccoci qua. Siamo online. Buongiorno, anzi buonasera. Siamo qua assieme ad Antonio e Stefano Orsi, che conoscete di Dronezin, lo sentiremo in audio perché ha qualche problema con il video oggi. Oggi quello che faremo sarà essenzialmente ripercorrere rapidamente un po' quello che è la storia di ArduPilot. Abbiamo alcune persone che alcuni di voi conoscono da un po' di tempo. Abbiamo Marco Robustini che insieme a me si è occupato fin dall'inizio del progetto come beta tester. Poi abbiamo Nicolas Chazlot, che ha lavorato anche lui sul progetto fin dagli inizi con una serie di sviluppi sul tema delle barche, sul tema dei rover, sul tema dei droni, ed era uno di quelli che all'inizio è venuto a fare uno stage da me in azienda per cercare di capire cos'era il progetto. Abbiamo poi Tiziano e Pier Lorenzo, che anche loro fanno parte della community da tantissimo tempo. E poi abbiamo anche Ferruccio, che anche lui è molto conosciuto per quanto riguarda tutta la parte di ala rotante e VTOL. E Stefano, non so se mi sente o meno. Stefano, mi senti? Sento, sì. Eccoci. Stefano, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu rispetto alle varie presentazioni, così racconti un po' di come è nata questa iniziativa. Sì. E questa è la seconda delle iniziative. La prima l'abbiamo organizzata con Antonio Cirella, che segue anche lui questi progetti. Antonio si occupa da molto tempo di microcontrollori, di schede elettroniche. In passato abbiamo organizzato qualche fiera assieme anche in relazione ai droni, quindi poi anche lui ci racconterà qualcosa di questo mondo e di cosa ne pensa. Ecco, Magari Stefano, Roberto, mi vai, vai. permetto di ringraziare intanto tutti quelli che sono collegati, i relatori ovviamente di questa puntata, diciamo, è la seconda che facciamo, nel senso che ne abbiamo fatta una un paio di settimane fa, ma l'idea è quella di creare un certo ritmo con queste dirette, che potranno essere magari anche più di una su ArduPilot, ma magari anche su altri temi che ci interessano, tutti legati un po' alla tecnologia. Tutte le persone che interverranno hanno un profilo piuttosto alto, nel senso che sono state sempre dentro nel mondo della tecnologia, e l'idea è di percorrere anche queste esperienze fatte in una modalità un po' nuova, che è quella della multicanalità. Quindi io sul tema di ArduPilot lascio la parola a tutti gli esperti che sono qua, Stefano che modererà la sessione. Quindi diciamo che io sono qua, però parlerò ben poco stasera, quindi lascerò magari parlare voi, ecco. Bene, però voglio vedere se mi sentite, perché adesso forse ci dovrebbe essere anche un po' di telecamera, dei grandissimi problemi di audio e di video, banda terribile. Vabbè, buonasera a tutti, benvenuti, le presentazioni Roberto le ha già fatte, faccio una brevissima introduzione per quanto mi riguarda, qualcuno di voi mi conoscerà per Stefano Orsi di Dronezzino, ma in realtà Stefano Orsi era un grande appassionato di elettronica, uno smanettone, un nerd, come si suol dire. E ho iniziato a frequentare un famoso forum di aeromodellismo negli anni 2005-2006. Possiamo anche citarlo, non è vero, ne siamo partiti da lì con molti di voi. Si tratta del forum del Barone Rosso.
Diventai presto moderatore perché appassionato di FPV, il volo cui si va tanto in questi giorni, dell'FPV Racing, all'epoca non c'era Racing, c'era solo l'FPV. Parliamo degli anni appunto 2006. Poi subito dopo, 2007-2008, venne la passione per i multirotori, si chiamavano così, non erano droni, droni era una parolaccia, droni erano quelli militari utilizzati in ambito appunto tutto tranne che pacifico. E si iniziò con le prime schede all'epoca che erano quelle della Multi-V. Io no, ne ho trovata una qualcuna questa sera guardando qui nel mio vecchio arzigogolo dove tengo tutte le cose. Addirittura questa l'avevo programmata, era una K che avevo programmato con Open Aeros, quindi da montare sugli aerei, sui tutt'ala. Conobbi all'epoca, ebbi la fortuna di conoscere, posso dire fortuna perché sono persone veramente eccezionali, Roberto Novoni che ha presentato e che ha appunto avuto questa idea di questa piccola sessione sarà, Marco Robustini, un grande developer di Ardupilot, di cui arriveremo a parlare adesso a breve, Pier Lorenzo Pessa, che anche lui era un moderatore. Poi, in questa sera, ospiti speciali, ex, diciamo, fuori dal contesto di Bruni Rosso, Tiziano Fiorenziani, che ha seguito un percorso tutto suo professionale, adesso è finito in America, vi dico solo questo, e lavora là, e lavora in questo ambito. Stessa cosa per quanto riguarda Ferruccio Vicari, che è stato un partner di Roberto Navoni, che lavora in Svizzera. E ultimo, ma non ultimo, Nicola in Francia, anche lui ha iniziato giovanissimo con gli aerei, facendo tutta una serie di operazioni, e lavora con il drone addirittura anche in ambito nasale. Lascerei su parola quindi ai più esperti, parlerei con Roberto, ho presentato un pochino, darei la parola a Marco Agostini, grande professionista, diciamo, proprio utilizzando la piattaforma Ardupilot, che ci racconterà un po' come ha conosciuto Ardupilot, cosa fa attivamente dentro a questo progetto open source molto molto importante. Ok, intanto do la buonasera a tutti quelli che stanno guardando la diretta e anche magari poi buongiorno, buon pomeriggio, eccetera eccetera, chi guarderà la differita. Intanto chiedo a Roberto, magari Roby ti do poi via io quando magari faccio partire qualche video, se puoi mettermelo online, che così magari chi guarda riesce a capire meglio di che cosa stiamo parlando, perché ovviamente ci sarà, magari, io spero, mi auguro, un pubblico attento che conosce bene tutto questo sistema, ma anche magari persone che non hanno neanche mai sentito parlare di Ardupilot e del mondo dei droni. Quindi faccio una piccola presentazione su di me. Io mi occupo di droni da circa 13 anni, quindi diciamo ho iniziato nel 2007 come molti dei presenti sicuramente. Sono approdato ad Ardupilot per curiosità, dopo aver analizzato altri sistemi come quelli che ha menzionato Stefano, quindi Multi-Wi, Microcopter, erano piattaforme abbastanza famose allora e lo sono anche adesso, ma proprio perché sono stati i pionieri di questi sistemi. Sono approdato ad Ardupilot per curiosità, acquistando una scheda che ho qui con me ancora, che è questa, ve la mostro, è una flight control, quindi è una scheda di volo, allora era proprio un qualche cosa di allo stato embrionale, anche molto spartana, era proprio da nerd, da smanettone. E mi sono avvicinato a questo mondo con questo sistema, su Ardupilot, nel mondo di Ardupilot, e ho notato che purtroppo... Venendo da Microcopter questa cosa non funzionava, non mi dava una sensazione di sicurezza come il blasonato e famoso sistema tedesco. E ho iniziato a fornire feedback al team di Ardupilot tramite il loro forum, allora c'era ma c'è anche adesso, DIY Drones, e Chris Anderson, che allora era, diciamo, non era ancora il CEO della 3D Robotics, ma era comunque una persona importante in tutto questo contesto, più che altro quello che coordinava tutto a livello finanziario, ha notato, diciamo, la mia figura e mi ha proposto di diventare il lead tester della piattaforma Copter del sistema Ardupilot, perché Ardupilot non è solo il mondo dei multirotori, ma anche plane, quindi aerei, rover, bot,
quindi è un sistema che copre tantissime realtà, non solamente quello che vola, ma anche droni di terra e droni, diciamo, di acqua, acquatici. Quindi ho accettato questo incarico e niente, da allora sono all'interno di Ardupilot ancora, ricoprendo questo ruolo, anche se ultimamente, e anche per una questione lavorativa, ho iniziato ad occuparmi anche di tante altre cose, ma rimango comunque fedele a questa tecnologia, perché a differenza, poi magari Roberto potrà approfondire, a differenza di tante altre, dà la possibilità a chi ne sa forse qualcosina di più di riuscire a fare quello che si desidera. Cioè non possiamo pensare, e per forza farò questo nome, ma tanto le conosciamo tutti, non significa fargli pubblicità, io stesso sono un loro acquirente. Non possiamo pensare di competere contro un mostro sacro come è DJI. DJI, però fanno droni che sono alla portata di tutti, e sono stati sicuramente quelli che hanno dato la spinta perché questo mondo, diciamo, fosse conosciuto da veramente la stragrande maggioranza delle persone che ci sono al mondo. Molti ignoravano appunto proprio anche l'esistenza dei droni. DJI ha dato una spinta in più, ma io rimango fedele comunque ad un sistema che è un pochino più customizzabile. Se avete fatto caso, infatti DJI non contempla sistemi ad ala fissa, non troverete in commercio droni DJI ad ala fissa, ma loro si occupano più che altro dei multirotori. E un motivo c'è, non so se vi siete mai fatti questa domanda, il motivo principale è che all'utilizzatore medio, anche a quello che proprio non ne ha un'idea, che parte da zero, piace avere un qualche cosa che, lasciando i comandi del radiocomando o comunque del sistema di controllo, il drone si fermi e rimanga stazionario in aria. Tutto questo diventa poi più facile per una gestione del volo stesso, quindi del decollo e anche dell'atterraggio. Tra l'altro, Marco, è curiosa questa cosa, perché Frank Wang, appunto il titolare fondatore di DJI, l'innominabile, era un appassionato aeromodellista di elicotteri, vero? Assolutamente sì, ha lavorato anche, anzi loro hanno iniziato, da quello che so, poi magari sono notizie che potrebbero anche essere sbagliate, chiedo venia, ma hanno iniziato con i militari, quindi loro sicuramente con i militari, con i loro flight control, quali potrebbero essere, ne nomino qualcuna, la NASA, ma anche prima Wukong e altri sistemi che poi non sono stati venduti al pubblico, collaboravano appunto con i militari. Sicuramente penso che la loro scelta sia stata quella di cercare di dare in mano all'utilizzatore un qualche cosa di molto semplice da utilizzare. Quindi cos'è così semplice da usare per tutti? Un multirotore, specialmente un piccolo quadricottero. Quindi questa è stata l'impennata che hanno avuto. Quindi una scelta commerciale, diciamo così, che grazie al cielo ha creato, se vogliamo, una serie di droni che volano più o meno da soli, e che però poi chiaramente non possono coprire tutti gli ambiti, specialmente lavorativi, come possa fare una scheda tipo quella di un progetto, scheda tipo quella di Alto. Parlo di schede perché mi ricordo sempre nel mio cassettone ho trovato questa schedina che, se non ricordo male, è di una certa Virtual Robotics. Ne sai qualcosa tu, Roberto? Come mai ti sei buttato a creare queste schedine con un processore ben superiore a quelli che c'erano nelle vecchie campagne multi e via di discordo? Roberto non pervenuto. No, ci sono, eccomi qua. Allora, scusa. No, allora, diciamo che è stata un po' una sfida, nel senso che ai tempi, quando ho iniziato a ragionare sui sensori MEMS, noi facevamo localizzatori GPS per la gestione di flotte, e quindi mi ero incuriosito e volevo capire meglio che cosa effettivamente potesse, fino a che punto si poteva spingere la tecnologia dei MEMS per quanto riguarda gli accelerometri. E questa cosa effettivamente mi ha preso la mano poi ad un certo punto, perché ho iniziato a guardarmi in giro, ho iniziato a vedere i primi sistemi che volavano e usavano i MEMS, e a questo punto ho iniziato a pormi, ma come? Non possiamo fare qualcosa anche noi? E allora ho iniziato a muovermi un po', qua qualcosina da, giusto qualche schedina. Hai per pure, ma ieri. Cosa? Vero? Cosa, scusa?
I MEMS non sono quelli da mangiare di cioccolata? No, no, allora sono queste schedine qua. Sono questi, questa era una delle prime VR Brain, già una versione superiore a quella che hai fatto vedere tu. Purtroppo oggi non l'ho trovata, magari fai vedere la tua, che è la tua, è proprio la prima che c'era, ce l'hai lì, eccola lì, perfetto. Falla vedere di lato, puoi staccarle quelle due schede lì, puoi staccarle. Ecco, quella lì era fatta ancora in due modi, aveva il processore sotto a 32 bit e poi aveva invece la parte relativa ai MEMS sopra. Quindi era ancora una scheda fatta da due strati. Ma se la rompo è ancora in garanzia? Sì, è in garanzia, cos'ha, solo 12 anni, 10 anni, una roba del genere, ci siamo ancora, non c'è problema. E quindi diciamo che la tua scheda era la scheda Multipilot 32, che era nata proprio come add-on per la PM 2.8, che Marco sicuramente ha lì ancora, che avevo visto che ce l'aveva. Ecco, quella sotto era l'alternativa alla scheda Arduino dei tempi, e quella sopra invece era la scheda con dentro tutti i vari sensori. Da lì siamo arrivati a questa scheda, che invece, ecco, quella era la scheda versione, diciamo, 8-bit, esatto, invece quella che è in mano Stefano era la versione 32. Poi una volta passata, diciamo, quindi l'idea iniziale era fare una scheda di upgrade all'Arduino, per poi svilupparci sopra quello che erano i primi codici a 32 bit, perché l'Arduino era una scheda a 8 bit a tutti gli effetti, no? Quindi noi abbiamo fatto, cioè io mi sono messo e ho riscritto tutto il codice di ArduPilot a 32 bit. Quindi la novità che abbiamo portato noi italiani nella prima fase di ArduPilot è stata sicuramente quella di spingere dall'8 al 32 bit, ma comunque Arduino è comunque un progetto italiano, quindi di fatto ArduPilot nasce grazie alla capacità di innovare di noi italiani. Solo che la nostra capacità di innovare deve essere prima portata negli Stati Uniti, poi deve tornare in Italia, così almeno riusciamo a valorizzarla meglio anche all'interno del nostro contesto. Che dici, Tiziano? Cosa dici tu? È vera questa affermazione o no? Io in realtà volevo dire un paio di cose. Vai. Perché tanti non sanno la differenza tra 8 bit e 32 bit, non si capisce nemmeno, ma giusto per capire, per far girare ArduPilot sugli 8 bit, le operazioni matematiche come seno, coseno, tutte le operazioni trigonometriche non erano svolte, c'erano lookup table che grado per grado mappavano ogni grado il valore. Al contrario di oggi, dove ci sono funzioni dove invece calcolano il valore a una precisione strepitosa. Quindi la differenza di precisione, di accuratezza dei sensori, del codice di bordo è mastodontica. Quindi giusto per capire la differenza. E non sai quante persone, io ho un canale YouTube che prima seguivo molto di più, adesso da quando lavoro in questo nuovo lavoro ho un pochino monotempo. Quante persone mi chiedono di poterli aiutare per con la loro scheda, con gli APM 2.6 ancora, schede a 8 bit, io dico, ma non funzionano più, non ci provate nemmeno più a farle funzionare, è inutile. Quindi l'evoluzione lì a quell'epoca fu gigantesca. E un'altra cosa che volevo dire è, sempre anche complimenti a Roberto, perché all'epoca io mi ricordo che Roberto uscì fuori con questa scheda, con questo concetto avveniristico di avere la scheda d'autopilota e cos'era? La neural brain, qualcos'altro, che cos'era? Che aveva, che aveva Linux e quindi poteva essere interfacciata con il wifi e potevi fare tutto quello che ti pareva sulla scheda Linux. E questa cosa mi colpì all'epoca perché era estremamente avveniristica, oggi sembra forse è abbastanza normale, ma all'epoca era abbastanza ingegneristica. Tanto mi piacque che io poi ho incentrato tutta la mia carriera successiva in questa direzione, cioè utilizzando ArduPilot come scatola nera, black box, e poi scrivendo tutta la parte mia di codice su Linux. Questa è la versione di Raspberry che abbiamo fatto un paio di anni prima, che uscisse la Raspberry, poi non l'ho mandata avanti come produzione perché era un oggetto troppo complicato per le community, diciamo, di radiomodellismo, ma su questa scheda, che è fatta da un chip e da una RAM, gira Linux, girava tranquillamente Linux, ed era il primo companion computer che praticamente eravamo in grado di mettere ed affiancare a VR Brain.
Dal punto di vista di quello che dicevi tu giustamente, se Stefano guarda sulla sua scheda, probabilmente è un F1 il micro che hai tu sulla tua scheda. In realtà le nuove VR Brain 4 si chiamavano 4 perché avevano l'STM32F4 e questa cosa l'abbiamo fatta quasi 7-8 anni fa a grandi linee. L'F4 ha il coprocessore matematico integrato virgola mobile e quindi va proprio nella direzione che diceva Tiziano. Io sono passato dall'F1, cioè dall'8-bit all'F1, l'F1 andava piano, gli ho messo l'F4 che aveva il coprocessore matematico. E quindi a quel punto quella scheda da lì in poi è attuale ancora oggi, perché oggi c'è l'F7 che va un po' di più, però già con un F4 si poteva fare bene o male tutto quello che serviva essenzialmente per riuscire a fare dei calcoli di assetto ed avere una buona scheda che faceva calcoli di assetto. Comunque, indubbiamente, da questo punto di vista, poi era stata fatta anche quest'altra scheda, questa è un'altra scheda ancora, queste sono schede che sono nate in laboratorio, abbiamo venduto ad alcuni beta tester e poi abbiamo valutato se continuare o no nel diffonderle. Questa è una Outer board per Raspberry Pi, no? Che praticamente è un po' come l'Emlind, monta i sensori e ti consente di aggiungere a una Raspberry Pi i sensori che ti servono per farla volare. E quindi anche questa cosa qua nei nostri laboratori l'avevamo fatta uscire, alcuni l'hanno utilizzata, poi ci siamo resi conto, abbiamo fatto volare un po' di volte questa cosa, purtroppo senza un sistema operativo real time con dei PWM, il rischio era quello di perdere qualche sync con i motori e veniva giù tutto. Quindi per assurdo, anche se si aveva a disposizione un Linux, non era così vantaggioso come avere un F4 per quanto riguarda la gestione in tempo reale del tutto. Però diciamo che oltre a tutta questa cosa e tutto il software che appunto a livello di driver abbiamo fatto come porting, il vero problema, finché non è arrivato Marco, era capire come cacchio dovevano volare davvero questi oggetti, no? Perché di fatto, quando noi facevamo volare i nostri oggetti, eravamo contenti che il driver dell'accelerometro lo tenesse dritto, sto drone. Però non ci mettevamo a fare cose troppo complicate, perché ma già stava dritto. Ti ricordi, Roberto, quando io e te eravamo in una chiamata Skype, abbiamo preso una VR Brain che mi avevi mandato, era una delle primissime che io stavo per installare e purtroppo avevamo notato che c'era ogni tanto un CPU lockup, non si capiva bene da che cosa derivava. Ci siamo messi a scaldare con due fond a carrozzieri le VR Brain, così proprio mentre ci guardavamo in Skype, le scaldavamo col messo in USB, guardavamo. Tanti momenti memorabili. Ma quel problema che non mi ricordo bene. Queste sono cose meravigliose. Ricordi stupendi. Si bloccava, ogni tanto andava in CPU lockup, adesso per chi ci sta guardando non si capisce, magari dicono che cos'è un CPU lockup. Praticamente il processore smetteva di elaborare i dati, quindi cioè, si bloccava il processo, il software non girava più. Se questo fosse successo in aria, il drone sarebbe precipitato a motori spenti. Allora io e Roberto ci siamo messi a scaldare, che ci siamo proprio veramente ustionati le mani, due VR Brain in diretta, in Skype, ognuno sulla sua, e io facevo anche fatica a tenerle in mano. Quella VR Brain sta ancora volando, Roberto. Sì, quello che oggi sono è sesso a distanza, in poche parole, mi sembra di aver capito, no? Sì. No, assolutamente. Ma volevo chiedere una cosa, Pier Lorenzo, visto che abbiamo parlato prima anche del Barone, dei vari moderatori, tu mi pare che fossi un personaggio anche molto attivo. Questo Ardupalte schede potevano essere montate anche su qualche prodotto commerciale? So che tu hai avuto un po' di attività in Italia e poi sei finito in Inghilterra. Qual è stato il tuo percorso esattamente? Sì, innanzitutto buongiorno e buonasera a tutti per chi ci segue ora e chi ci seguirà dopo e via così. Diciamo che io ho iniziato come molti di voi o come molti in generale con gli aeroplani, con gli elicotteri, quindi dal aeromodellismo puro fatto per riprodurre, fatto per sperimentare appunto con nuove configurazioni, nuove forme, e vedevo sempre sul forum Barone Rosso questi, oggi li chiamerei pionieri, ai tempi direi gente pazza che con giroscopi di elicottero cercava di far volare mezzi decisamente improbabili, e poi a un certo punto sempre questo forum ho trovato un annuncio, penso ai tempi, ora potrei dire di un pazzo che mise questo annuncio, che cercava qualcuno in grado di aiutarlo per costruire alcuni oggetti volanti,
e quindi entrai in una società dove appunto conobbi anche Tiziano, e lì tra i vari prodotti uscì fuori un qualcosa che ai tempi era decisamente avveniristico, probabilmente anche ora lo è abbastanza, però ai tempi sicuramente più, diciamo, producemmo un drone, un piccolo multirotore alimentato e controllato via cavo, quindi completamente senza sistemi radio, per la sorveglianza durante il trasporto di convogli militari. Messo nella chat, se volevi vedere. Ho messo un link nella chat, tra l'altro. Sì, sì, anch'io possiamo condividere lo schermo, ho ritrovato il video su YouTube. Questo drone ovviamente controllato dai tempi di un APM 2.6, perché era 2.5.2, perché era il meglio del meglio che si poteva avere ai tempi, quindi con 8 bit, con poi un frame progettato per essere anche la scheda, la distribution board del drone di per sé, e usavamo una tecnica ai tempi che ci venne in mente a me e Tiziano durante una pausa caffè, cioè la pausa caffè sua, io non bevo caffè comunque. Per controllare questo drone tramite un joystick, in modo tale che seguisse il mezzo che stava, da cui era alimentato, senza l'utilizzo del GPS, perché ovviamente in ambito militare non è possibile in molte situazioni usare il GPS per questioni di jamming. E quindi venne fuori questo sistema. Roberto, se puoi condividere il mio schermo, così faccio partire il video. E tra l'altro è brevettato, Pierlore. Tra l'altro è brevettato, è stato brevettato dalla società. Sì, in cui un attimo che arrivo, ti do... Sì, sì. Ok, guarda che adesso puoi condividerlo. Esattamente, eccoci qua. Ora mi confermate che riuscite a vederlo? Un attimo che... Ma quello che voglio dire è che, al contrario di tanti video che poi vedi su YouTube che sono falsi, qui è tutto vero. Le sudate, sì, che abbiamo fatto, ma quell'oggetto funzionava incredibilmente bene. Quindi era un quadricottero di circa 2 kg completamente alimentato da terra, aveva ovviamente una piccola batteria a bordo, tutto quanto gestito appunto da Artocopter, non ricordo la versione del software, ma comunque era abbastanza antiquato rispetto a ora, e tutto quanto senza radiocomando, quindi era tutto gestito da un volo automatico. E il sistema appunto stava per aria in tempo indefinito, e ovviamente in caso in cui il cavo veniva tagliato per qualche motivo aveva una batteria di backup per atterrare, trasmissione analogica a terra e registrazione a bordo in alta risoluzione. E ovviamente sputambo sangue e sudore per realizzarlo, perché ai tempi ovviamente parte della tecnologia non esisteva. Ricordo ancora le mattinate ad assemblare fisicamente il cavo, a programmare, a trovare il posto dove mettere il GPS con il magnetometro per far funzionare anche in condizioni in cui il GPS potesse funzionare, e i pomeriggi e le sere alle basi militari per i testing. Sì, facendolo correre a 60 km l'ora su queste... Esattamente. Quelli erano dei pazzi, questi qui. Dicevo, massimo fai 20 km l'ora. Loro, wow! Wow, esattamente. Fu ovviamente un periodo molto bello in cui imparai tantissimo e imparammo tantissimo sull'uso di questi sistemi in ambito che non è l'ambito puramente ludico o l'ambito puramente da ripresa, ma un utilizzo più pratico, adatto a persone che ovviamente non devono assolutamente sapere cosa voglia dire pilotare un drone o gestire un drone. Quindi, ricollegandoci un pochino a quello che ha detto Marco prima, sì, è vero che la concorrenza produce dei sistemi, diciamo, completamente chiusi, scatolati, perfetti, ma anche quello che è il nostro compito è anche cercare con l'open source, con un sistema completamente gratuito, di fare in modo che chiunque possa usare un sistema del genere. Sicuramente l'ambito è più specifico, sicuramente l'ambito è più, come dire, più inusuale rispetto a un prodotto DJI, però stiamo avendo ottimi risultati, appunto, anche come, riesco a vedere qualche immagine. Diciamo, questo era quando ancora progettavo il sistema su SolidWorks. Qua abbiamo il sistema completamente finito, quindi come vedete le dimensioni erano notevolmente ridotte. Questa era anche una versione che provavamo a fare, una versione commerciale, quindi non all'uso militare, ma adatto all'uso di civile, in condizioni di ripresa in ambienti in cui il drone doveva restare entro una certa distanza
dall'operatore, quindi con il cavo ovviamente era vincolato, e questa è una piccola foto del team di allora, mentre lavoravamo disperatamente. Te le mando. Diciamo anche un po' di date, Pier Lorenzo, di quali, certo, anni stiamo parlando. Ai tempi, stiamo parlando, se non ricordo male, 2012-2013, quindi parliamo in tempi in cui ovviamente c'era solo l'8-bit, i processori, anche le Raspberry, tutto quello, mi sembra che ancora non esistevano, comunque erano comunque fuori dal nostro sistema. Ad esempio ricordo ancora che qua dentro quello che oggi poteva essere un single board computer, che potrebbe essere una Raspberry, girava un computer vero e proprio, perché non c'erano alternative. Alcuni di sensori erano dei semplici sensori collegati a un Arduino sempre a 8-bit. Quindi sicuramente parliamo di sistemi, un esempio molto scemo, il GPS era un semplice, un M6, quindi usava una sola costellazione, come oggi l'ultimo uscito, l'M9, ne gestisce 4 contemporaneamente. I sensori di per sé sì, giravano perfettamente, ma comunque avevano un refresh molto più limitato, quindi ovviamente eppure volava, e anche una trasmissione digitale era completamente fuori dall'ordinario. Quello che oggi invece, quello che è stato poi il mio futuro, spostandomi appunto dall'Italia all'Inghilterra per tutta una serie di motivi, abbiamo portato questo concetto comunque di drone per uso polizia, quindi non più militare, ma comunque un drone gestito da Autopilot con un semplice quadcopter senza alcuna modifica software, ma con una pesante integrazione di codice open source, sia Mavlink sia generale. Abbiamo creato qui in Inghilterra un drone per la polizia inglese, e ora stiamo anche esportando, che è molto gettonato, perché prendiamo il meglio del meglio della concorrenza e lo uniamo a un singolo prodotto. Un esempio molto semplice: qua in Inghilterra gli M210 della DJI non li fanno volare durante la pioggia, perché vengono giù, e ovviamente si affidano a noi con dei prodotti differenti. Un attimo, ricondivido lo schermo così abbiamo delle immagini. Io vorrei dire una cosa rispetto, prego, sicuramente a Pier, no? Che io ho conosciuto quando lavorava in Italia. Una delle cose importanti da sottolineare è come questi progetti open source, di open innovation veri, no? Che oggi contano. Quando abbiamo iniziato noi eravamo 4 sviluppatori e dovevamo far tanta fatica per farci conoscere. Oggi parliamo di quasi 90.000 utenti che stanno usando questi software e queste elettroniche, e oltre a diventare un'occasione per imparare cose nuove, è diventata anche un'occasione professionale. Ha consentito ad esempio a Pier di trovarsi un lavoro in Inghilterra, probabilmente, correggimi se sbaglio. No, assolutamente. Ecco, e anche Tiziano, stessa cosa, anche lui, cioè, quindi lui negli Stati Uniti. Quindi questo aver partecipato a delle, diciamo, community internazionali ci ha consentito veramente di fare delle cose incredibili, insomma, incredibili, assolutamente, che hanno consentito di crescere anche a livello professionale. Volevo giusto fare questo appunto, se no non si capiscono i vari assolutamente passaggi. No, lo volevo appunto specificare. Il codice di volo che usiamo è tranquillamente open source, è Autocopter. La Ground Control Station lavora su Linux, che sappiamo completamente open. Usiamo Ubuntu, ovviamente una versione modificata per le nostre esigenze, ma è Ubuntu. E abbiamo ovviamente, c'è una parte di codice proprietario, ma c'è una buona parte di codice open source che viene implementato per far sì che la gimbal parli con la scheda di volo, la scheda di volo parli con il single board computer dentro alla nostra GCS, il software che gira sul nostro caricabatterie, il software che gira nell'encoder, nella gimbal, è completamente open source. Abbiamo ovviamente, diciamo, altri componenti che sono closed source o comunque sono componenti che compriamo, però la maggior parte si basa appunto su questa tecnologia, implementata ovviamente in un certo modo per far sì che l'utente finale non debba essere un pilota esperto, non debba essere un professionista, è uno per un agente di polizia che il giorno prima sta guidando la macchina e sta rincorrendo un ladro, e il giorno dopo può utilizzare un sistema del genere in ambito assolutamente professionale, in ambito assolutamente di pubblica sicurezza o di ricerca e soccorso senza alcun problema. Poi naturalmente sono dispiaciuto, no? Nel vedere, quando si parla di cervelli in fuga,
vedere la tua esperienza, quella di Tiziano e anche di Ferruccio, di cui appunto andrò a parlare. Sono contento voi per le vostre carriere, per le vostre professionalità, per esservi realizzati, diciamo, all'estero, dove forse in Italia non sarebbe stato possibile. Veramente sono dispiaciuto perché mi sembra di capire che, anzi, ne sono certo, che avete competenze fuori ordinario. E tutto questo, questa crescita, e qui Roberto mi ha rubato le parole, ma vabbè, gli ho dato io l'imbeccata, è un progetto open source di collaborazione multigeografico. Ferruccio, prima abbiamo parlato di Ferruccio Vicari, prima abbiamo parlato di copie di Frank Wang, DJI e quant'altro, ma ArduPilot, ma un pochino anticipato anche Marco Robustini, può essere installato anche su copter, su droni e elicottero. Cosa fai tu esattamente in Svizzera, tanto per parlare un'altra volta di qualcuno che se n'è andato dall'Italia? Ciao a tutti, appunto mi occupo di sviluppo, testing e messa a punto di droni e elicottero. E sono partito anch'io, come ha già detto Roberto, da ArduPilot già molti anni fa, quindi si parla dello stesso ordine di date che diceva prima Marco. E, diciamo, le flight control che girano con ArduPilot sono ovviamente utilizzabili anche su macchine ad ala rotante tipo elicottero tradizionale, quindi rotore principale con rotore di coda, o anche le tandem, quindi tipo il Chinook per intendersi. E quindi ArduPilot sotto questo punto di vista ci dà la possibilità di utilizzare un codice di alto livello che è provato, è sicuro, su qualunque tipo di macchina che sia diversa, diciamo, dal classico multicottero. Quindi ho detto prima l'elicottero di tipo tradizionale, quindi con rotore anticoppia in coda, oppure Chinook, oppure stile K-Max, quindi sincrottero, quindi due rotori che si, diciamo, girano in maniera intersecante. E, nello specifico, diciamo, da un paio d'anni a questa parte la mia attività si è concentrata sullo sviluppo e sul test di queste macchine in alta quota, quindi, diciamo, relativamente sempre a una macchina dalla rotante, quindi che già parte in maniera svantaggiata rispetto a un plane, quindi, diciamo, su in ambiente montagnoso, quindi condizioni atmosferiche e di performance abbastanza demanding, quindi ci si trova ad operare con macchine che necessitano di un notevole esubero di potenza per riuscire a manovrare in sicurezza in condizioni di termica, di discendenze, di vento forte, in quello che è l'ambiente montano, quindi dove purtroppo non si può fare completamente affidamento sugli automatismi ai quali ci ha abituato ArduCopter, quindi l'over automatico, la navigazione su waypoint. Si può fare, però cerchiamo sempre di affiancare agli automatismi la parte di volo manuale, quindi essere sempre pronti a entrare nei comandi per andare a affrontare certe situazioni che altrimenti diventerebbero pericolose per il mezzo in sé se lasciate completamente in automatico. Quindi ci è capitato spesso di dover affrontare anche delle emergenze e quindi di usare l'elicottero veramente fino al 100% delle sue capacità, quindi fare ad esempio delle autorotazioni o comunque delle manovre che attualmente con il codice attuale di ArduCopter non sarebbe possibile effettuare. Stiamo portando avanti delle ricerche al momento facendo uso del SITL interfacciato con Real Flight, quindi di uno strumento potentissimo per lo sviluppo e l'ottimizzazione del codice, per il quale appunto stiamo portando avanti l'ottimizzazione dell'autorotazione automatica, quindi di una procedura che è in grado di riportare l'elicottero a terra in maniera safe, anche elicotteri, diciamo, non elicotteri giocattolo, quindi con, diciamo, un'elevata portanza rispetto al peso che
che portano in giro, quindi con elicotteri tipicamente UAV, dove si tende a caricare la macchina con sensori, payload, tutti equipaggiamenti che vanno ovviamente a aumentare il peso al decollo e ad inficiare negativamente sulle performance del rotore. Quindi ci si trova poi a operare con macchine che hanno dei rati di discesa molto elevati in caso di piantata motore e ovviamente richiedono delle tecniche particolari per effettuare poi il successivo landing in maniera sicura. Quindi al centro di tutta questa sperimentazione c'è ovviamente la simulazione, che oramai è pratica standard presso la nostra realtà lavorativa. Quindi noi, prima di effettuare qualunque test di volo, dopo modifiche firmware o comunque test di interfaccia tra companion PC e autopilota, diciamo il punto viene testato in maniera ripetitiva ovviamente sul computer, e una volta che diciamo si è verificata il corretto funzionamento del codice e tutto quello che sta attorno, quindi può essere un companion PC, e si esce fuori e si va a testare, ecco. Quindi Ferruccio, hai qualche video da condividere con tutto il tuo schermo? Riesci o hai bisogno di supporto per mandare qualcosa? Dimmi. Ma se riesci a condividere il video che ti avevo girato sulla fatto col SITL, dove è visibile una prima una bozza di autorotazione automatica con full touchdown, quindi con atterraggio automatico incluso. Che solitamente allora, parla intanto, vai pure avanti che lo cerco un attimo. Sì. Attualmente quindi stiamo testando macchine con vari tipi di motorizzazione e ovviamente siamo sempre alla ricerca, come tutti, della massima endurance possibile e di prestazioni in quota, perché ovviamente ci si trova poi ad operare quote anche superiori ai 3.000 metri, dove macchine come motorizzate con motori a pistoni o comunque con motore elettrico possono risentire un po' degli effetti della quota per i primi e degli effetti delle basse temperature sulle batterie i secondi. Quindi si stanno valutando varie forme di motori, ecco, varie tipologie di motori. E ovviamente l'attenzione è sempre rivolta all'affidabilità e alla possibilità di ripetere lo stesso tipo di missioni. Adesso faccio un esempio su una ricerca di qualche disperso o missioni comunque di search and rescue, sulla possibilità di tornare in volo quanto prima possibile, quindi non dover aspettare di ricaricare le batterie o perdere tempo, ecco, quindi essere flight ready nel miglior tempo possibile. Questo invece è un video su una modifica che avevo fatto tempo fa al codice della parte play, per gestire i vertical takeoff and landing, quindi un plane che decolla come un elicottero e poi ovviamente fa la traslazione, vola con una modalità aeroplano. In questo caso particolare è stato un progetto molto interessante, dove abbiamo usato Arduplane su un aereo decollo verticale motorizzato a turbogetto. Quindi è stato fatto per gioco assolutamente, quindi nulla a che fare con missioni di ricerca o missioni umanitarie o impieghi più professionali di questi droni, ma semplicemente un giocattolo che consentisse a tutti di poter decollare e atterrare un jet senza bisogno della classica pista, che in molti campi di volo, soprattutto per questo tipo di aeromodelli, è un problema, Pier Lorenzo potrà confermare. Quindi si tratta di... è stato, diciamo, un'avventura, perché comunque si ha a che fare con dei mezzi che viaggiano tranquillamente oltre i 200 km orari, quindi... anche gestire le transizioni da copter a plane non è proprio così immediato. Altra problematica che c'è stata e per la quale abbiamo dovuto quindi mettere in atto delle modifiche al firmware è che le modalità di volo come fly-by-wire A su mezzi del genere diventano pericolose, perché comunque
viaggiando intorno ai 170-200 km orari e potendo virare massimo a 40-50 gradi di bank, è facile finire fuori portata col mezzo. Quindi si è dovuto implementare una modalità acro, per la quale diciamo ci fosse la possibilità di switchare dalla modalità di decollo e atterraggio verticale a una modalità semi-manuale, praticamente, dove il pilota comunque ha un intervento marginale dell'autopilota, però può eseguire tutte le manovre acrobatiche che lo aggradano senza dover combattere contro un autopilota che tende a tenerti l'aeroplano dritto. Quindi diciamo è una modalità ibrida che stiamo ancora testando, però ci consente appunto di decollare e atterrare in maniera quasi automatica alla fine, in spazi in spazi operativi abbastanza ridicoli, perché comunque una piazzola 10x10 è più che sufficiente, però una volta effettuata la transizione in automatico ti consente di fare manovre acrobatiche come stalidala, looping, tonneau, e chi più ne ha più ne metta, insomma non c'è limite alla fantasia. Ferruccio, una domanda Ferruccio, sì. Ma il tema del simulatore, visto che quello che prima abbiamo fatto vedere erano delle immagini da un simulatore, e visto che Marco recentemente ha fatto un bellissimo video dove si vede come funziona l'integrazione tra Ardupilot e Real Flight 9, se non sbaglio si chiama il simulatore, e cosa ne pensi a livello di test delle nuove funzioni e dei simulatori? Perché questo è un tema che essenzialmente il laboratorio aiuta molto a lavorare e a risolvere un po' di cose essenzialmente prima di andare in campo, giusto? Sì, esattamente. Quindi il grosso valore aggiunto che dà il SITL, come Marco ha ampiamente dimostrato, è che comunque uno può simulare fino al massimo del dettaglio i test che poi andrà a fare nella realtà, li può simulare al computer e quindi innanzitutto diminuire al massimo la possibilità di far danni su mezzi che possono essere piccoli, grandi, quindi diciamo si limita al massimo la possibilità di crash e di fare danni seri o anche di causare purtroppo danni a cose o persone. E, oltretutto abbiamo anche la possibilità di analizzare quello che è stato il comportamento che magari abbiamo visto di sfuggita sul video del computer durante il volo simulato. Poi possiamo andare a rivedere i log del volo simulato in post-processing e quindi come si faceva o si fa comunque tuttora per i test di volo con una macchina reale, andare a vedere i log e vedere il comportamento che c'è stato, se è consono a quelle che sono le aspettative o comunque a quello che dovrebbe fare il firmware o meno. Quindi è uno strumento potente. Una cosa, ragazzi, fuori su Facebook l'audio non si sente più, è sparito proprio, vedo dal grafico che non lo sta più streamando, mentre il video lo streama, l'audio no. Mi controllate su YouTube se invece c'è l'audio? E al limite faccio ripartire lo stream su Facebook. È una cosa di un minuto fa, quindi ci hanno segnalato in chat, teniamo d'occhio anche quella. Un attimo di pausa e facciamo un check tecnico. Quindi io. Si sente dall'altra parte in YouTube? No, non si sente, c'è la pagina aperta, non si sente l'audio. Neanche in YouTube. Sta con lo streaming e lo faccio ripartire. Allora, perfetto. Vediamo se... Ok? Sento, c'è qualche secondo di ritardo. Ah, ma c'è o no l'audio in YouTube? C'è sempre il ritardo su che abbiamo, perché ora non c'è solamente... Prova 1, 2, 3. Allora, stoppo e faccio ripartire.
tra l'altro ha un notevole ritardo. Io sto sentendo ancora adesso la discussione di Ferruccio sul copter, la differenza dei vari tipi di copter, proprio 2 o 3 minuti di ritardo addirittura, mi sembra. Quello è normale, però. Quello è normale sullo streaming. Adesso ho stoppato un attimo. E guardiamo se riusciamo a farlo ripartire. No, c'è YouTube Live, non c'è audio. Neanche lì? No, ora si è bloccato, spero si è bloccato, aspetta che si blocca in questo istante, ogni sta riprendendo col delay che c'ho. Sì, adesso lo faccio ripartire un attimo, mm-hmm. Ok, adesso l'ho fatto ripartire su YouTube. Vediamo se riparte. Vediamo. Ok, su YouTube è ripartito adesso. Ma non sento l'audio io. Non senti ancora l'audio? No. Tutte le volte che lo fai ripartire, Roberto, mi crasha. Cos'è che ti crasha? Il tab di Firefox, cioè devo riavviare la pagina, ricaricare la pagina. Allora, proviamo così. Adesso dovrebbe essere a posto. 1, 2, 3. Guardate su YouTube, dovrebbe essere ripartito. Mi sentite su YouTube? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, c'è. Ok, perfetto. Okay. Mi sa Facebook non c'è. Adesso faccio ripartire anche di là. E Facebook ci fa disperare. Facebook c'è qualche tecnico barala, qualche programmatore, qualcuno che se ne intenda? No, comunque io direi diamogli pure mettiamo sulla chat il link a YouTube, che l'avevo fatto proprio in backup, e poi vediamo se riesco a far ripartire anche Facebook. Giratelo pure di là e poi continuiamo. Allora, volevamo dire, abbiamo visto l'Inghilterra, abbiamo visto gli Uniti, abbiamo parlato della Svizzera, e abbiamo parlato di elicotteri che potrebbero cadere, che potrebbero avere dei danni, no? Ma quello succede non solo lì, è un pochino dappertutto. In Francia invece abbiamo Nicolas che si occupa anche di sistemi Ardu Pilot su voli nali. Di elicotteri che cascano per terra non esiste, però, oppure possono succedere degli incidenti. Allora, ciao a tutti. Allora, Stefano, non ho capito niente di quello che mi hai detto, perché ti sentivo come un robot, quindi non potrei rispondere alla tua domanda perché non l'ho capita. Dicevo, sui sistemi navali ci sono gli stessi rischi che sui aerei con Ardu Pilot? Allora, nel mondo del navale il problema è un po' diverso, perché praticamente una nave sei quasi sicuro che non ti va a cadere addosso. Invece il problema è il problema dell'acqua, praticamente. L'acqua ti dà due problemi principali. Il problema è tutto ciò che è trasmissione radio, che è molto limitato in ambiente acquatico, e l'altro problema in rapporto a un drone, sia rover che multirotore o elicottero, è la propulsione, perché in ambito acquatico, per poter muovere qualsiasi piccolo giocattolo, ci vuole un'energia enorme. Quindi, se Roberto mi dà il link per potervi fare vedere qualcosa, io ho lavorato, sì, allora, adesso le navi, ma ho lavorato per 4 anni su 2 progetti che usavano la stessa base tecnica, quindi una VR Brain 4.5, che posso testimoniare è indistruttibile, l'ho annegata, cioè, ho fatto tutto di più su quella board e funziona ancora. E praticamente avevamo 2 modelli su sta base, uno che era a ambito safety, che praticamente era come una boa di soccorso, ma versione... Nicola, ora puoi condividere, eh? Ok, allora, vediamo se mi parte.
Se lo vedete, quindi ho trovato qualche vecchia foto che avevo qua. Quello in su a sinistra è il nostro modello che serviva per la sicurezza, quindi è una piccola nave da 2,50 m di lungo, una trentina di chili, con motore elettrico, e ci consentiva di raggiungere più o meno 30 miglia nautiche di velocità e di andare a recuperare una persona che aveva avuto un problema, che si è caduto di una nave, un problema qualsiasi lungo l'acqua, lungo una spiaggia, cose del genere. Dunque, era la prima cosa che abbiamo sviluppato, che serviva ai pompieri, abbiamo fatto un bel po' di prove con loro. E l'altra versione, quella che è a destra, era ambito più sia militare che ispezione e rilievi. Praticamente sotto la barca c'erano dei sensori che ti consentivano di mappare tutto il fondo, sia di un lago che di un porto, qualsiasi cosa dove andavi a navigare. E c'era tutto un sistema di radiocomunicazione di tutti i dati sulla stazione di bordo, che si vede sulla foto qua in sinistra, era tutto fatto in casa, e tutto base Hardy Pilot. Ho sempre avuto, da quando sono andato in Virtual Robotics, quella mente di usare tutta la parte autopilota pura Hardy Pilot, senza andare a fare modifiche, complicare la storia e fare modifiche che oltretutto non saranno provate da un numero sufficiente di persone, come lo è Hardy Pilot, come diceva Ferruccio prima, è un sistema che è usato da molti, che è molto affidabile e potente, e non mi andava di andare a modificare quello e complicare la storia. Quindi è tutto fatto in un companion computer, e quello è tutto quello che ho ottenuto fino adesso. Quindi due sistemi separati, ben divisi e ben determinati, ognuno con il faccia del proprio compito. Esatto. Praticamente Hardy Pilot, che si occupa del tutto ciò che è navigazione, e un computer oltre quello che gestisce tutta la comunicazione, il flusso di comandi, tutte le cose a livello superiore, diciamo. Ma a proposito dei due sistemi separati, cosa è successo a Hardy Pilot? Qual è stato il no, la divisione? E tu, Marco, che hai conosciuto Chris Anderson, un nome di punta, no, di Hardy Pilot, e poi fece 3D, puoi raccontarci qualcosa dal suo interno, se è successo esattamente? Ma io girerei questa domanda a Roberto, per il semplice fatto che Roberto è stato più dentro a tutta la questione del concetto dell'open, insomma, ci sono state cose che sicuramente Roberto può alle quali può rispondere meglio di me. Cioè, io l'unica cosa che vi posso dire è che nel 2015, quando sono riuscito ad avere, ed è stato un onore per me, e me l'ha restituito come favore, e questo per me, tutt'oggi per me è un vanto, sono riuscito a portare Chris Anderson qui a Ferrara, al Ferrara Drone Show, che è stata una fiera che ha avuto abbastanza successo, e in quel momento già capivo che c'era un qualcosa che stava andando per il verso sbagliato, cioè praticamente... Hardy Pilot, in realtà, allora, quando Roberto ha prodotto la scheda 32-bit, la VR Brain, è stato un po' invidiosa. Cioè, il team di Hardy Pilot ha visto che, io sono stato, credo, uno dei primi a pubblicare un video con Roberto, ha visto che le performance del sistema Hardy Pilot, dato dal porting che ha fatto appunto la Virtual Robotics sulla VR Brain, quindi su un sistema 32-bit, ha visto che le performance funzionavano molto bene. Quindi hanno pensato anche loro di passare al 32-bit, ma senza fare un qualcosa di pronto. Si sono guardati in giro e nel mercato hanno trovato una scheda che tantissimi di voi oggi stanno usando, poi ci sono state le evoluzioni ovviamente, cioè la PixHawk di Lorenz Meyer. Ecco, diciamo che il codice di PixFor, che è un'altra cosa rispetto ad Hardy Pilot, ma in realtà ha preso tantissime cose da Hardy Pilot, oggi viene fornito con una licenza che non è la GPL-V3, ma è la BSD. Ora Roberto sicuramente potrà dirci più nel dettaglio quali sono le differenze tra i due tipi di licenze, perché Hardy Pilot rimane un prodotto open, mentre PixFor attualmente è più orientato a un qualche cosa di closed, di commerciale. Sì. Roberto, a te. Sì, assolutamente. Allora, magari vi racconto un po' di questioni
che sono proprio, diciamo, questioni che poi sono legate molto al software open source. Allora, dal punto di vista di ArduPilot, la licenza che ha ArduPilot è una licenza che è una GPL V3. La licenza GPL V3 essenzialmente è una licenza che consente, cioè che richiede che ogni modifica venga messa a disposizione nel codice sorgente. Quindi se io azienda faccio una modifica al software per aggiungere una funzionalità, questa modifica devo metterla a disposizione di tutti gli altri essenzialmente. E questo è un tema molto molto importante, che alcune realtà lo accettano, altre invece non lo accettano di buon grado. E quindi la tematica è proprio quella. Il progetto invece PIX4 è un progetto che usa la licenza BSD. Ad un certo punto, per promuovere il progetto, abbiamo deciso di entrare all'interno della Drone Code Foundation sponsorizzata da Linux. Quando siamo entrati nella Drone Code Foundation, dove c'erano importanti interessi economici, perché c'era dentro Intel, c'erano dentro alcuni produttori tipo 3D Robotics, che volevano mettere dei finanziamenti, ovviamente questa cosa del GPL V3 non è piaciuta molto. E quindi ArduPilot, agli sviluppatori di ArduPilot, è stato chiesto di cambiare licenza. E quindi è partita una call per cercare di cambiare questa licenza. La call non è andata a buon fine, perché di fatto, calcolate che oggi il codice sorgente di ArduPilot già ai tempi valeva qualcosa come 12 o 13 milioni di dollari, che però, diciamo, sono a disposizione di tutti. Quindi chi aveva sviluppato fino ad allora ArduPilot non avrebbe ricevuto una lira dagli sviluppi successivi. E quindi giustamente dicevano, siamo arrivati fin qua, anche voi pubblicate per la community questi risultati, in modo tale che rimanga di tutti questo patrimonio. E qui si è creata questa situazione dove PIX4 ha accettato di rendere BSD la licenza, ArduPilot no. E quindi qua c'è stato un po' il fork tra i due progetti, che oggi ha portato ad Autherium da una parte, che è quella società fondata da Lorenz e finanziata, e a ArduPilot, che ha una public company negli Stati Uniti che gestisce la foundation, cioè una foundation che segue ArduPilot. Quindi questo è un po' il tema. Dal punto di vista dei pro e contro in questo ambito ce ne sono diversi. Sicuramente un progetto GPL V3 è come il kernel di Linux, e un BSD potrebbe essere la distribuzione, tipo un Ubuntu volendo, piuttosto che un Fedora, in modo tale che il core delle funzioni siano sempre a disposizione di tutti e magari la distribuzione no. Però questi sono argomenti tecnici che magari meritano un altro approfondimento, un altro momento di approfondimento essenzialmente, ecco. L'ultimissima, poi penso che ci possiamo prendere queste domande, perché dovremmo farne delle altre, quindi se ci sarà Stefano non ti si sente per Stefano, niente perché ti si sente male, prova a parlare senza il video, magari ti si sente, vai. L'abbiamo perso. Sì. No, purtroppo ho dei problemi grandissimi di banda. Se mi sentite, io dicevo che più o meno, diciamo, abbiamo raccontato parecchie cose. Se siete interessati, faremo certamente anche un'altra puntata. Abbiamo visto che da semplici passioni, da semplici hobby, sono nate delle professioni lavorative altamente qualificate. Abbiamo visto quella di Tiziano negli Stati Uniti, di Pier Lorenzo in Inghilterra, di Ferruccio in Svizzera, di Nicolas in Francia, del Roberto qui a Bergamo, quindi anche quella è una provincia che naturalmente meriterà, di Marco a Ferrara. Insomma, io credo che uscire dagli schemi, pensare in maniera più approfondita, tutto tondo, ragionare da programmatore, da sviluppatore, da sperimentatore, possa comunque produrre dei risultati economici di un certo tipo. Direi che non ho altro da aggiungere se non ringraziare, e anche per il piacere di avervi conosciuti in passato, coloro che ho conosciuto ormai più di 12 anni fa, e anche per gli amici nuovi che ho frequentato qui questa sera. Se vuoi concludere, Antonio, raccontandoci anche quali saranno le prossime puntate, ti lascio volentieri il microfono. Allora, posso aggiungere una cosa, Antonio? Scusate, posso aggiungere una cosa?
Grazie. Vai, Tiziano. Perché poi alla fine non ho nemmeno parlato, quindi a parte no, interrompere Tiziano, Lorenzo. Tiziano, dovevo intervenire Tiziano, Stefano sei un po' confuso, toccava a te. Ma non chiudere. Importa, non importa, volevo semplicemente, non voglio tirare troppo per lunghe qui, dato non è un problema grosso, volevo semplicemente dire che sì, Ardupilot è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa perché non solo ti insegna a lavorare insieme a una community, che è importante per imparare a lavorare poi anche all'interno di un'azienda, perché devi lavorare non da solo, ma devi lavorare insieme agli altri e devi rispettare il lavoro altrui. Ma oltretutto ti insegna a effettivamente entrare nel dettaglio del come questi oggetti funzionano. E non è semplicemente a... chi si approccia al mondo Ardupilot o in generale al mondo dell'open source lo fa perché vuole capirci qualcosa, al di fuori di poi andare a farsi la fotografia da poi mettere, da poi condividere con gli amici. Condividere e investire il proprio tempo nello studiare il software, nello studiare il perché, il per come, è una cosa che può portare a sbocchi di lavoro. Probabilmente siamo tutti testimoni di questo, io in particolare ho iniziato a utilizzare soprattutto Ardupilot, poi venendo negli Stati Uniti, e ho bypassato il problema della licenza poi di Ardupilot, perché alla fine come dicevo prima, Roberto fu promotore di questa filosofia anni fa, se poi uno sposta la propria attenzione sul companion computer e sviluppa il proprio software sul companion e utilizza l'autopilota come scatola chiusa, utilizzando le sue mille possibilità di comunicazione, ecco lì che il tuo codice diventa tuo proprietario, non hai bisogno di cambiare. L'autopilota funziona perfettamente così com'è, ogni giorno lo migliorano, funziona da Dio. Il vantaggio che una persona può in questo momento andare a mettere è la robotica, l'aspetto più di alto livello, assumendo il fatto che voli, adesso cosa vogliamo fargli fare? E poi, grazie al fatto che questa curiosità mi ha portato a sviluppare, a pensare a andare sul companion, mi sono dovuto fare un grande, diciamo, ho dovuto riniziare a studiare. Quando sono in America io ho dovuto riniziare a studiare, che è la cosa più bella del mondo, riniziare a studiare. Non c'è lusso migliore di studiare. Non l'avevo capito quando studiavo, l'ho capito adesso che lavoro, che il lusso più bello è studiare. Mi sono dovuto rimettere a studiare per capire di cosa stavo parlando, e quando poi ho studiato mi sono reso conto che non c'era nemmeno un granché di sorgenti che mi permettessero di capire come le cose funzionassero. E di lì ho iniziato a creare il mio canale YouTube semplicemente per la voglia di condividere il cosa avevo capito io. E il canale YouTube mi ha portato poi a cambiare lavoro e a trovare sempre nuove opportunità. Quindi non c'è lusso migliore che lavorare in quello che ti piace, e se vi piace lavorare nella robotica, lavorate, non c'è modo migliore. Se vi piace lavorare nel mondo dei droni, non c'è modo migliore che prendere Ardupilot e cominciare a studiarlo. Vi montate un oggetto come questo, andate fuori e volate, è il migliore investimento che potete fare per la vostra carriera. Esatto, non c'è modo migliore per investire nella propria carriera che mettere le mani su uno di questi oggetti, costruirlo, capire, cadere, rialzarsi e andare avanti. E nient'altro. Esatto, questo, quello che dice Tiziano è sacrosanto. Infatti, diciamo che, ad esempio, questo è un drone che ha anche un 4G, ha un companion computer e ha la fly control. Quindi la fly control è importantissimo avere la GPL V3, perché così almeno riusciamo a condividere tutto il codice per riuscire a far volare perfettamente i nostri droni. E poi sul companion computer possiamo montare l'intelligenza artificiale, possiamo montare i data link, possiamo fare mille altre cose. Quindi, però almeno sappiamo come far volare bene questi oggetti. Marco, non so se anche tu volevi aggiungere qualcosa proprio su questo tema, avevi preparato qualche video, qualche cosa, adesso stiamo facendo un po' tardi. Però vuoi aggiungere qualcosa, Marco, che così almeno qualche video da far vedere, qualcosa da condividere? Sì, non voglio annoiare il pubblico. Se mi condividi lo schermo, cioè se mi condividi lo streaming, sì? Faccio partire il video, vediamo se me lo fa. Ci proviamo. Avevo creato sul mio canale YouTube un piccolo video, cioè un video dove mostravo
l'evoluzione di ArduPilot. Questo video purtroppo va dal 2011 al 2014, ma in realtà l'evoluzione del codice è stata incredibile. In questo video, non so se Roberto, non so se sta passando in streaming, perché io non lo vedo. C'è l'ultima evoluzione del filtro di navigazione, le ultime evoluzioni dei sistemi di controllo fatte da Leonard Hall sono strepitose. Datemi un attimo, continuate a spiegare che io adesso vedo di... Confermo, perché stiamo usando le ultime versioni per noi, è migliorato tantissimo anche sulla parte di gestione del compass, degli errori del magnetometro, con i sensori ovviamente più delicati che ci portiamo a bordo. Non posso confermare. È l'ultima versione che vogliono andare verso compassless heading estimation, senza più magnetometro, che è il sensore più disastroso che esista sull'autopilota, è il compasso. Questo avrei voluto averlo quando facevo. Anche se non fai vedere il video non è un problema, tanto il mio canale YouTube è visibile a tutti e non ci sono problemi. Ci sono stati ovviamente molti eventi nella mia carriera di tester, ma ovviamente io non mi occupo solo di tester, come diceva Tiziano, abbiamo tutti qua il vantaggio poi lavorativamente sempre in questo mondo di fare tante cose che spesso non possiamo mostrare al pubblico perché siamo sotto NDA e quindi il pubblico dice, non so, Marco Robustini è quello che vola con i dronetti, ma non è sempre così, cioè voi vedete questa cosa che viene mostrata come lato ludico, poi ovvio che dietro c'è sempre un discorso ci pagano per giocare. Diciamo che ecco quello che si mostra il gioco, è normale, così. Però ecco, ci sono molte cose che ovviamente in ArduPilot non vengono mostrate, io le ho portate al pubblico invece e sono i fallimenti. Di solito non si mostrano quasi mai i fallimenti, in queste cose invece a me piace molto farlo per far capire che questo codice appunto così importante su quale lavoriamo in tanti ogni giorno, ha delle performance stupende, ma ci sono sempre dietro l'angolo dei problemi. Come diceva Ferruccio prima, è importantissima la parte della simulazione. Io ultimamente passo molto meno tempo al campo di volo per fare dei test, ma lo passo di più nella mia abitazione, nel mio laboratorio, per fare test sul simulatore, specialmente su configurazioni che non sono poi così convenzionali, cioè utilizzate bene o male da tutti. Quando si parla di VTOL, tailsitter o cose del genere, ecco, si passa ad uno step successivo su ArduPilot e quindi il codice, essendo particolare, perché fonde, come per altri sistemi, sempre in ArduPilot, fonde la parte del copter con la parte del plane, ci possono essere dei problemi. E ultimamente, ad esempio, sul tailsitter ho scovato due o tre bug che non sono da poco. Uno, tanto per dirvene una, ma per farvi un semplice esempio, se un tailsitter è in volo stazionario in copter, vicino alla home, sotto alla quota di rientro, ed uno esce da quella modalità, mi pare, oppure va in file safe, il tailsitter precipita di muso sul suolo. Quindi ci sono questi piccoli problemi e il vantaggio della simulazione è fantastica. Se vi volete avvicinare ad ArduPilot, ha assolutamente ragione Tiziano, fatevi una piccola macchina, provatela, tanto il rischio e la spesa è esigua, il rischio poi di farsi del male è basso se ovviamente state in una dimensione abbastanza piccola. Però non escludete la parte della simulazione, che non vi dà alcun tipo di rischio. Mal che vada, non riuscite a metterla in piedi. Sul mio canale YouTube, pochi giorni fa, ho pubblicato una diretta, ora in differita la potete vedere, su tutta la parte della simulazione. Quindi partite da lì se non volete provare nella realtà. Poi il volo nella realtà ovviamente sarà abbastanza vicino alla simulazione, ma vi darà sicuramente più soddisfazioni. Non sei riuscito a guardare il video, ma è lo stesso, Roby, è lo stesso. Guarda, sì, ho provato a guardare sul canale, non lo ricevevo, va bene. Comunque il tuo sito lo conoscono tutti, poi magari faremo un video dove monteremo, aggiungeremo qualche video alla nostra chiacchierata con un po' più di calma e magari ci mette anche qualche altra cosa. Io comunque sono molto contento di questa riunione di ormai 12 anni dopo, e sicuramente quello che vedete è che un progetto open source, se fatto bene, condiviso da tanta gente, gestito in un certo modo, consente veramente una crescita importante. Ecco, questo secondo me. Volevo solo fare un appunto, Roberto, scusami. Se unissimo in una realtà aziendale tutte le persone che vedo in questo schermo, non so che cosa ne uscirebbe. Nulla, perché nessuno di noi è un venditore.
ma sicuramente qualcosa di molto molto interessante. L'obiettivo sì, sì, però non lo venderebbe nessuno. Il next step è la Luna, cioè adesso c'è Luna e Marte, ormai far volare i giochini abbiamo capito che se riesce tranquillamente, insomma. Adesso dobbiamo andare sulla Luna e su Marte, poi, poi dopo vediamo. Ecco. Ma quello lo fa già SpaceX, proviamo a fare qualcos'altro. Addirittura, orco cane, va bene, si accettano proposte, Nicolas. Si accettano proposte. Allora, Antonio, tu hai qualche proposta? Dai, vai tu adesso, che così almeno... Allora, mi è piaciuto molto tutto quanto, nel senso, a parte i problemi tecnici che comunque da questo punto di vista sono dentro questo discorso di queste dirette che facciamo, la sperimentazione sulla multicanalità è un fatto, diciamo, intrinseco di queste, di questa iniziativa. Mi è piaciuto molto così, l'atmosfera di innovazione, un percorso fatto, partito molti anni fa, legato al mondo dell'innovazione, dell'open innovation, quindi l'incentivo ai ragazzi magari di portarsi le mani è una cosa, secondo me, molto, è molto, molto valido che viene fuori da questa diretta. Ne faremo delle altre. E magari anche su Ardu Pilot, perché no, per fare qualche argomento e continueremo insomma a tenervi compagnia con tutta una serie di argomenti che trattano un po' la tecnologia e la società anche magari, parlare anche di società, come cambia la società con l'impatto della tecnologia. Questo non è, diciamo, un solamente uno spot, uno slogan. Mi è incuriosito molto la pubblicità di oggi che chiede a noi cittadini di usare io l'app per il cashback e la lotteria, con lo slogan che dice aiuta a cambiare questo paese, come se io aiuto te a cambiare questo paese. Sì, alla fine è così, tutto quello che noi facciamo poi ha un impatto, quindi quello che è stato fatto qua ha un impatto, indubbiamente, tutto quello che avviene nella tecnologia o che la produci, la progetti, la pensi, la metti in pratica o la usi, comunque fa sì che le cose cambino. Ecco, capire un po' meglio tutto questo meccanismo, secondo me, è un compito anche di chi opera in questo settore, chi da per primo si sporca le mani, ecco. Quindi va bene l'innovazione, va bene l'open innovation, ma cerchiamo anche di capire cosa c'è dietro tutto ciò, ecco, che secondo me è una cosa spesso troppo trascurata. Questo è il mio contributo, ecco, che volevo dare, tutto qua. Quindi assolutamente. Assolutamente, grazie Antonio. Comunque io penso che ci sia occasione di approfondire un sacco di temi e magari di rincontrarci tra un po' per portare avanti altri ragionamenti, soprattutto quando saremo un po' più liberi di fare cose in esterno. Io ma anche altri, so che state lavorando anche in applicazioni marine, ad esempio, quindi noi stiamo facendo una piccola boa per il controllo delle regate, quindi per poter gestire facilmente le regate, delle boe robotiche che potranno trasmettere video in tempo reale dal campo di regata. Sono tanti piccoli sottoprodotti, come dicevo l'altro giorno anche agli amici quando ci siamo incontrati la prima volta per chiacchierare, che in realtà il background tecnologico che si matura imparando a far volare droni ti dà poi dopo delle potenzialità incredibili per fare tante altre cose. Anche tutta la tematica dell'anticollisione, dell'intelligenza artificiale, non serve solo sui droni, può essere usata sui rover, sulle barche, sulle infrastrutture. Quindi veramente, diciamo che il fatto di aver iniziato con i droni, abbiamo iniziato sicuramente subito con la parte più complicata. Ci siamo innamorati a dismisura e poi dopo effettivamente questa cosa ci consente di fare tanti altri esperimenti. Ma mi ricordo, Marco, che anche tu stavi facendo il pilota remoto di barche ad un certo punto, quando ci eravamo sentiti un giorno, perché per fare batimetrie, ad esempio, le barche vengono utilizzate, le abbiamo usate anche noi, e quindi anche la teleoperazione, non solo di droni volanti, ma anche di droni terrestri e di droni e di imbarcazioni, come mi faceva vedere Nicola su una bellissima applicazione l'altro giorno di teleoperazione, è il futuro, è la teleoperazione con 4G, di droni, di barche, di rover, e quindi veramente è un mondo infinito e ogni giorno c'è un nuovo spunto per portare avanti nuove sperimentazioni.
E la cosa bella è che questo è sia un hobby, ma è anche un lavoro, e quindi ci divertiamo, come dice giusto Pier. Siamo tremendamente fortunati di questo. Esatto. Se posso dirlo appunto anche, questo lavoro ti insegna diverse cose. Innanzitutto ti insegna ad avere pazienza, perché molto spesso devi raccattare i pezzi per terra, e ci vuole coraggio per ripartire, per raccattare i pezzi per terra dopo aver lavorato duramente, tornare al laboratorio e capire che cosa è andato male e tornare poi a riprovare. È la metà della vita che stai dicendo, ti insegna questo, ti insegna a non cercare di dare la colpa reciprocamente, è stata colpa tua, ti avevo detto questo. Succede sempre, no? È sempre colpa di qualcun altro se vieni licenziato, no? In Arduino c'è una cosa da quale poi non si può scappare, che è il log. Quindi il log si può leggere e quindi lì le colpe si vedono. C'è poco da fare. Anche in DJI. Nel mio caso è molto semplice perché è quasi sempre colpa mia. Quindi lo sanno già tutti di chi è la colpa se cade. Comunque, Tiziano, guarda, cioè, noi perché siamo italiani vediamo questa cosa con senso negativo. In realtà, e lo insegni anche tu, ci sono alcune nazioni, come il caso degli Stati Uniti, come il caso di Elon Musk, ne abbiamo parlato nella prima puntata di Nerds Academy, che diciamo nella prima puntata della serie abbiamo proprio parlato del fatto che, ad esempio, lo Starship di SpaceX è già previsto che ci siano una trentina di prototipi. In generale da autodistruggere, da portare al limite, da vedere fin quanto resistono, ed è già pianificato che saltino per aria, che non funzionino, che esplodano, e che ce ne sarà uno già pronto in parallelo per andare avanti con la sperimentazione da dove era esploso quello prima. Quindi in realtà noi dovremmo imparare di più da queste cose, e anche quando nel nostro lavoro ci viene commissionato un progetto, cioè bisogna dire chiaramente al cliente, non è che noi siamo bravi al primo colpo, bisognerà fare un certo numero di esperimenti per arrivare al prodotto finito. Le cose devono essere fatte in un certo modo, con le giuste attenzioni e con i giusti tempi. Il fatto di essere già imparati vuol dire che non stiamo facendo ricerca e innovazione, vuol dire che stiamo vendendo il drone già pronto a scaffale. E quello non è fare innovazione. Fare innovazione vuol dire anche sbagliare, vuol dire riprovare, vuol dire avere il coraggio di mettersi in gioco e di cambiare anche strada. E secondo me questo è fondamentale, perché se noi non lavoravamo così sul progetto ArduPilot fino dall'inizio, non saremmo mai arrivati dove siamo arrivati adesso. E l'abbiamo fatto per passione, non perché qualcuno ci ha dato i soldi per farlo, perché era una sfida. E allora nelle sfide sbagli e fai qualcosa di nuovo. Questo secondo me è fondamentale e vale in qualsiasi cosa nella vita. Ecco. Poi io aggiungerò che, essendo forse uno dei più giovani qua, avendo queste passioni sul mondo open, ti dà delle opportunità per lavorare, per andare avanti, che sono enormi, che non potresti avere in altri modi. Io tutti i miei lavori li ho sempre trovati grazie al mondo dei droni, perché ho sperimentato, perché ho fatto delle prove, perché ho rotto una marea di roba. Perché provando mi sono fatto un'esperienza, e quando dopo cerchi un lavoro, questa esperienza ti aiuta proprio, ti fa tutto praticamente. Quando hai fatto l'esperienza, è valutata tantissimo l'esperienza, più di un corso di studio, non più, o almeno al pari di un corso di studio, per forza. Io ho avuto esperienza da entrambi i lati dei colloqui di lavoro durante la mia vita. Ho fatto molti colloqui, li ho fatti io per cercare lavoro, e persone anche che ho colloquiato per venire a lavorare con me. E tante persone che sono uscite mi ricordo che ho sempre interrogato ingegneri elettronici, che io non sono ingegnere elettronico, conosco tre cose di elettronica, ma le mie tre domande di elettronica avevano difficoltà a seguirmi, davanti a una scheda con qualche cosa non riuscivano a identificare i vari componenti. A volte manca proprio l'aspetto pratico, che sembra, non lo so, forse se magari è cambiato qualcosa nell'università italiana, se si è cambiato qualcosa, ma l'aspetto pratico è sempre stato poco
poco visto, poco importante, poco, probabilmente perché anche perché è costoso, perché ci vogliono laboratori, ma ecco, qui assolutamente all'estero è estremamente valutato. Io vedo, quando faccio colloqui, normalmente io insieme al mio gruppo al gruppo di peers con il quale comunichiamo con i ragazzi, i miei colleghi fanno tutte domande piuttosto teoriche e io invece faccio, sai, tipiche domande di fisica 1, dove vedo se una persona almeno ha capito la fisica 1. E molto spesso quelli che vengono, che hanno questi grandi titoloni, molto spesso semplici domande di fisica 1 crollano. E quindi mi dispiace. Comunque, vabbè, ecco, sicuramente Tiziano, il tema dell'education è un tema che andremo a toccare anche nelle prossime puntate. Anzi, settimana prossima ci sarà un Coder Dojo, proprio negli stessi orari in cui noi abbiamo fatto il nostro webinar, la nostra chiacchierata tra amici, e in questo Coder Dojo essenzialmente ci saranno un centinaio di ragazzi, 100-120 ragazzi che imparano il coding. Io sto tentando di portare anche Dupilot dentro quel mondo. Non è semplice perché comunque l'entry point è un po' alto. Uno dei temi e uno dei progetti che volevamo portare avanti era di fare un'interfaccia Python che fosse in Blockly, in modo tale che tramite dei blocchi il ragazzino potrebbe fare il take off, il positioning e il landing, e poi magari costruire un piano di volo con la programmazione a blocchi, un po' come succede in Scratch e in App Inventor. Probabilmente non useremo i droni, ma potrebbe essere che questa cosa la faremo con le macchinine, con una sorta di race tra macchinine robotiche, con un path planning, con un po' di cose, dove anche Autopilot è molto forte con il rover. Quindi sicuramente sul tema education c'è tantissimo da fare ed è un patrimonio enorme, perché come dice Nicolas, chi inizia a smanettare su queste cose si appassiona e poi riesce anche a fare di questa passione il lavoro, indubbiamente è favorito poi per il futuro lavorativo. Io, ragazzi, non voglio tenervi qua ancora a lungo, grazie di tutto, se qualcuno ha ancora qualcosa da dire ben venga, se no ci si saluta e ci si riorganizza per una prossima puntata, essenzialmente. Spero che vi siate divertiti anche voi a ricordare tutti questi momenti insieme. È stato un gran piacere e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Grazie anche a voi. Ciao a tutti. Ciao. 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 Per l'occasione. Grazie. Grazie, ciao.